E ora vi vogliamo raccontare una storia, la storia di un vigile del fuoco, un vero eroe. Si tratta del comandante italo-americano Robert Triozzi, che si è distinto soprattutto nei territori di guerra per il suo coraggio e il suo valore. Questa storia ce la racconta Cristina Benedetti. Robert Triozzi vive in Italia ormai da 27 anni, ma è nato a New York 53 anni fa. I suoi nonni erano italiani, emigrati negli anni 20 dall'Abruzzo negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Triozzi è un comandante dei Vigili del Fuoco, noto nel mondo per il suo coraggio e la sua abnegazione al servizio delle popolazioni. Oggi vive ad Anguillara, vicino Roma. Ci apre le porte della sua casa, dove sono conservati tanti cimeli di guerra, testimonianze di anni di fatiche ed orrori, ma anche l'album dei ricordi di famiglia. E loro andavano a Harrison, nei sobborghi di New York. È un ambiente molto italiano, per esempio mia madre, che è nata lì, non ha mai sentito l'inglese fin quando è andata a scuola, perché dopo aveva mai sentito l'inglese, tutti quanti parlavano italiano, c'era solo la radio e anche lì c'erano le trasmissioni in lingua italiana, quindi per loro l'inglese era una lingua straniera. E poi con gli anni, con le generazioni successive, vediamo adesso negli Stati Uniti delle comunità pilastre della società americana è proprio quella italiana, che anche una persona di terza o quarta generazione di cognome c'ha italiano, per tutto il resto non parla lingua, dell'Italia non sa niente, però conservano tutte le usanze, specialmente gastronomiche. Prima in Bosnia, poi in Kosovo, dove c'è una popolazione che rischia di morire a causa di incendi divampati per ragioni di guerra, lì c'è Triozzi. Il suo compito è sempre lo stesso, domare le fiamme, addestrare uomini, salvare vite. Sarajevo forse è stato il periodo più brutto, quindi quando per esempio attaccavano le sirene per avvertire dei bombardamenti, tutti andavano nei rifugi, tranne noi vigili del fuoco. Questo è il giubbotto antiproiettile che portavo a Sarajevo, perché era veramente pericoloso, non potevamo neanche girare per la città senza. Guardare in faccia il caos per lui è da sempre una questione di poche parole e molto coraggio. Il caos lo ha incontrato in 46 paesi dei 5 continenti. Lo ha domato, creando ed addestrando corpi dei vigili del fuoco in 9 nazioni e intervenendo in 5 paesi in guerra: Angola, Bosnia, Kosovo, Iraq e Libano. La notte del 6 aprile il terremoto in Abruzzo lo ha fatto alzare dal letto, lasciare a casa il grado di comandante e raggiungere quella terra per dare supporto alla macchina dei soccorsi. L'Italia ha la macchina di soccorso di protezione civile che è la migliore al mondo, non c'è nessuno in grado di fare quello che fa l'Italia quando c'è un'emergenza. Oggi Triozzi è comandante del programma di sviluppo dei Vigili del Fuoco, l'organizzazione non governativa che opera sotto l'egida dell'ONU e che raccoglie pompieri provenienti da ogni parte del mondo. E dopo tanti anni di lavoro, per il comandante Triozzi si prospetta finalmente un Natale di riposo. Questa volta sì, perché ho fatto tanti Natali sotto i bombardamenti in luoghi non tanto natalizi, diciamo, però quest'anno un po' di riposo, diciamo.